La Palmeco apre le porte del suo impianto per il trattamento dei rifiuti, sito in via Spineta. Un'occasione per presentare i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera chiamati a risolvere il problema dei cattivi odori. Abbiamo voluto fortemente la costruzione di questo impianto nuovo con le massime tecnologie che ci sono adesso disponibili sul mercato, quindi abbiamo un impianto formato da una moltitudine di selettori ottici che, come sappiamo, riescono ad ottenere maggiori frazioni recuperabili di rifiuto rispetto magari all'occhio umano, che ovviamente arriva fino a dove può in qualche modo. E grazie a questo impianto prefissiamo un obiettivo, che è quello di portare maggiori quantità di rifiuto recuperabile, parliamo anche forse del 50%, dalle prove che abbiamo fatto in questi giorni più o meno siamo avvicinati a quella soglia, del rifiuto parlo indifferenziato e come sappiamo fino a qualche anno fa era scarsamente recuperabile. Si può alzare questa soglia sempre di più secondo te? Sì, sicuramente, investendo sempre in tecnologia, quindi questo è il punto, in tecnologia, quindi ammodernando sempre più gli impianti e quindi per questo noi siamo fermati circa 6 mesi per far sì che questo impianto venisse realizzato nel migliore dei modi dai nostri tecnici e ingegneri. Abbiamo deciso di aprire le porte del nostro impianto alla cittadinanza, ovviamente agli amici che sono convenuti oggi qui per questo evento, per far capire a tutti, anche ai cittadini di Battivaglia, che ultimamente ci sono varie proteste cittadine, però per far capire a tutti che alla fin dei conti il rifiuto deve essere trattato per far sì che si abbiano maggiori frazioni recuperabili e quindi un rifiuto sostenibile, per così dire. Senza impianti ovviamente si ritorna un po' al passato in qualche modo, quindi senza che il rifiuto venga trattato ovviamente non esiste più un recupero, quindi il rifiuto va sostanzialmente stoccato e ha aspettato il suo tempo, diciamo, di estinzione, che parliamo di millenni. Ovviamente il rifiuto deve essere trattato dagli impianti come il nostro, ma ce ne sono sul territorio anche altri, che devono far sì che il rifiuto diventi una ricchezza per tutti e non un problema come è stato per il passato. Il rapporto con l'amministrazione comunale? Beh, il rapporto con l'amministrazione comunale, ovviamente noi siamo sul territorio di Battivaglia, l'amministrazione comunale per me è il comune è lo Stato e lo Stato deve essere sempre, secondo me, dalla parte dei cittadini, da parte degli imprenditori. Chi fa oggi imprenditoria non fa nient'altro che rischiare tutto per il bene forse di tutti, perché un imprenditore ha dipendenti, quindi sostiene famiglie, sostiene tutti, sostiene l'economia pagando le tasse. Quindi credo che il comune, che per me rappresenta lo Stato, è lo Stato, deve essere soltanto a favore degli imprenditori, a favore delle ditte che operano nel campo dei rifiuti, ma in tutti gli altri settori sostanzialmente.